mia, che cifra! 210.000 euro. So se è più alto di quest'anno come montepremi. E tocca a te, Zanetta, avere la possibilità di giocartela. È la terza volta che sei qui. Sì, questa è la terza volta. Hai imparato qualcosa ripensandoci a casa dalle volte precedenti? È tutto abbastanza imprevedibile, però stasera mi sento più motivata del solito, spero che... E allora forza, forza Janet! Siamo tutti con te, la somma è enorme, metti pure la cuffia e andiamo a giocarcela. Mi senti bene? Forte e chiaro. E allora via, prima coppia di parole. Abbiamo viaggio o aereo? Viaggio. Ghigliottina. Eccola qua, sta lì. Super cifra lì intatta. Seconda coppia di parole. La scelta è tra studiare e sapere. Sapere. Ghigliottina. E non si tocca. 210.000. Terza coppia. Riposo o lavoro? Riposo. Ghigliottina. Aia. Stavolta c'è il taglio. Partivamo da molto in alto, quindi 105.000, penultima già, coppia di parole. Allora, Janet, scegli tra vestito e festa. Vestito. Ghigliottina. Benissimo. Restano 105.000. Ultima coppia di parole. Senso e orario. Senso. Voi a casa avreste scelto senso come Janet? Ghigliottina. Sì, 105.000. Forza Janet. Viaggio, sapere, lavoro, vestito, senso. Un minuto da ora. Via. Togliere la cuffia. €105.000 per questa parola.
Hai scritto quasi con un po' d'aggressività la parola, eh? Perché? Sì, ho scritto con un po' d'aggressività perché non era l'unica che avevo in mente, quindi... Ah! Sì. E poi più, non solo una purtroppo, quindi più ci avvicinavamo al momento clou e più cominciavano... Frullavano? Sì, frullavano. Te le ricordi quelle che hai scartato? Conoscenza. Ho scartato conoscenza perché mi si collegava con il sapere e poi... Sì. In realtà questa non era molto collegata alle L'altra? Altre cose. L'altra era pieno. Lavoro a tempo pieno, ma magari nel pieno del viaggio succede qualcosa. Per comprendere appieno il senso di qualcosa, magari c'è bisogno di accumulare esperienza e poi magari, non so, avere il pieno sapere, la piena conoscenza di qualche argomento, di qualche materia. Finite quelle parole scartate o ce ne erano ancora altre? No, basta. Basta? Sì, basta. Perché... Allora, vediamo se la parola che hai scelto si incastra bene con tutte e cinque. La parola è fantasia. Molto bella questa parola, fantasia, quella che serve tra l'altro in questo gioco, capacità di immaginare, no? Esatto. Fantasia. Leghiamola un po', queste cinque. Allora, in primis col lavoro, lavorare di fantasia, quindi una persona che lavora molto di fantasia è una persona appunto che riesce, che ha un'ottima immaginazione, riesce a figurarsi delle situazioni, a immaginare insomma delle cose. Che a volte proprio non corrispondono alla realtà. Esatto. Ok. Poi viaggio, un viaggio di fantasia, un po' come quando, no, ci mettiamo davanti al mappamondo col dito, pensiamo a dove vorremmo andare in vacanza, oppure così scegliamo il nostro sì. prossimo viaggio. Viaggiare con la fantasia, sì. viaggiare con la mente. È un viaggio anche quello. Esatto. Sapere. Ce l'hai? Lo sapere? Sapere non ce l'ho. Sapere proprio è quella che non riesco a collegare. Okay. La Vestito? Fantasia del sapere, non so se esiste qualcosa, non okay. so. Poi la fantasia di un vestito, sì. magari di un la tessuto, fantasia di un vestito a fantasia, esatto. certo. E poi senso, non so, trovare un senso magari in una fantasia, oppure avere una fantasia che abbia senso, cioè sia realizzabile e concreta magari. Allora, hai detto un vestito fantasia. Tu quando vai al lavoro che cosa ti metti? Che abito ti metti? Mi metto un vestito abbastanza elegante, sì. E se c'è un'occasione particolare che vestito ti metti? Beh, vestito... Un vestito... Che vestito? Elegante, bello. Elegante, quindi il vestito, quello... Buono. Vestito buono. Buono. E poi? Buon viaggio. Buono per comprare un viaggio. Buono viaggio. Buono viaggio. Buono viaggio. Sì. Buono viaggio, quello che si usa, che tu c'hai già pagato. Sì, sì, buono sì. viaggio. Poi? Sapere di buono. Sapere di buono. Un buon profumo, un buon odore, sai di buono, sapere di buono. Poi? Buono lavoro. Buono lavoro sono quelli che si utilizzano dell'INPS, no? Poi, abbiamo detto, vestito buono e... In senso buono. Non so cosa hai pensato, ma in senso buono, intendevo in senso buono. Erano 105.000 euro, però domani è un altro giorno e magari andrà ancora meglio. Speriamo. Buono, questa era la parola di stasera. Grazie. Se non altro non era una di quelle scattate. Dai, meno male.